Ma poi quando è venuto a casa ci ha dato il permesso, ma lui non c'era in casa, così la prendeva. Dov'è tuo figlio cretino? Dov'è tuo figlio scemo? Che io lo mando a Cremona, in 3 giorni te lo faccio morire. Di sua mamma. Mia mamma piangeva e io ero là seduta che lavoravo, sono saltata in piedi. Sa che una volta c'era il fuoco? E sopra il fuoco mettevamo un pezzo Il mestolo per la polenta. per la polenta. Ho preso la polenta, gobone! Ho detto Cos'è che ha detto? gobone! Cioè? A lui, perché lui era fascista, ma era anche dottore dal paese. Era un po' curvo. E io, gobone! Vieni qua a prendere la mia mamma, la prendeva così, poi pam, sul muro. Poi mia mamma si distaccava, pam, ancora contro il muro. E io che ero là a lavorare, sono pranca con la folla, gobone, venire a maltrattare la mia mamma, che mio fratello è andato in guerra, è venuto a casa tutto rotto. E tu vuoi uccidere la mia mamma, o a picchiarci alla mia mamma? Ci vuole il rispetto! E lui mi ha detto a me, nervosona tacita! Cinque anni sotto le bombe, 1714 interminabili giorni. Dal 12 giugno 1940 praticamente tutta l'Italia viene attaccata dai bombardieri alleati e dopo l'8 settembre 1943 anche dai tedeschi. Un massacro di civili, uno scempio per le città, l'attesa snervante nei rifugi, la perdita di sonno, la paura, le preghiere. Primo bombardamento, non mi ricordo bene però. Era di sabato. No, non era di sabato perché eravamo a lavorare, quella lì Sì, l'hanno uccisa, perché è perché uscita. lo so, ma siccome noi il lavoro era tanto, per sabato lì siamo andati su al lavoro. E quella lì, e io e una mia amica, sono stata fortunata perché di solito andavamo a casa insieme, eravamo amiche. Perché Sono lei fortunata abitava a Legnano. perché io mi sono fermata e lei è andata. Lei è bombardata, io ero appena, ero mica tanto E indietro. però dopo, quando uscivano dalla parte di là, via Molini, là c'era il fosso, dentro tutti là, il Non primo mi dico, non bombardamento, ti dico. dentro nel fosso. C'erano tanti bombardamenti qua a Crema, Quasi tutti i giorni, quasi tutti i giorni. c'erano gli apparecchi che Una girava, cinquantina di dopo bombardamenti. dovevamo chiudere tutta la sera, c'era Pippo che girava, dovevamo chiudere tutto, non far vedere la luce. Tirare tutti gli scuramenti in casa e tutto, non luce, perché sennò girava quell'apparecchio lì che dicevano Pippo. Non C'era. avevate paura andare di sera da sole? Eravamo tutti in compagnia, ci trovavamo tutte, Ma solo donne? donne, uomini, tutto. Più donne che uomini, perché poi dal tempo di guerra gli uomini portano via. Visto qua a Crema le donne che sono state le donne fasciste che sono state Donne rapate. fasciste che erano lì e che le hanno tagliato i capelli, tutti rasati. Alla domenica li hanno portati a fare il giro, da lì sono andati a Pergoletto, hanno fatto Piazza Garibaldi, sono venuti fuori della via Masini, sono passati da casa mia. E una mi ricordo che voleva mettere il foulard perché c'era sole al 25 aprile, 26 anni. E loro l'hanno picchiata sulla testa, ha detto, l'abbiamo pelata per farla vedere cosa mette sul foulard.
Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia. È stata contenta? È stata contenta. Pensi, lei mi ricorda ancora che i miei hanno votato qui a Crema e io chissà perché, forse non erano ancora organizzati bene. Io sono saltata fuori a San Bernardino, che non sono mai stata a San Bernardino. Le va di dirmi cosa ha votato? Se Repubblica o Monarchia? No, la Repubblica. La Monarchia ha perso. Ma cosa? La Monarchia ha dovuto partire. Cosa pensava di poter votare finalmente dopo tanti anni? Ma eravamo un po' confusi, non eravamo così a posto con la testa. Eravamo confusi. Una delle rabbie grosse in quel momento lì che ho provato era una riunione di giunta, ero in consiglio comunale, ero in giunta. 70-75. 75-80. Ah, e una riunione di giunta per discutere. Allora, a questa riunione della giunta, a questa riunione ci vado io, dice questo, quella e la femmina della giunta. Ero io. Felice. Ero io. Pensi. Una volta, due volte. Se ne abbiamo del 75. E allora, anche lì, vabbè, finché lo fai con un sorriso, ti tollero. Ti capisco, ti tollero. Un'altra volta, la terza volta, no. Io sono l'assessore Egle Cattaneo. A questo punto, Egle per tutti, però io sono l'assessore Egle Cattaneo.